Terremoto. Superate le 20.000 vittime in Turchia e Siria. Una tragedia senza fine, quella del terremoto che ha colpito Turchia e Siria. Il bilancio delle vittime è spaventoso. Secondo il Washington Post hanno superato 20.000 persone. Tra i dispersi, ricordiamoci, sono 7 italiani e 3 britannici. L'ONU, vista la gravità della situazione, invierà nel weekend Martin Griffiths, responsabile degli aiuti umanitari. Church of England. Il sinodo vota a favore delle benedizioni alle coppie gay. I membri del sinodo della Church of England hanno votato a favore la mozione per offrire le benedizioni alle coppie sposate dallo stesso sesso. Ci sono volute 8 ore di lavori e 2 giorni per approvare il punto portato in discussione dal vescovo di Londra Dame Sarah Mullally. Le coppie tuttavia non potranno ancora accedere al matrimonio religioso. Lavoro. Deliveroo pronta a licenziare molti lavoratori. L'azienda di delivery tra le più note al mondo ha deciso di licenziare a livello globale molti dei suoi dipendenti. Sono 350 i tagli previsti, ma circa 50 dipendenti verranno ricollocati in altre aree per contenere i licenziamenti. Il paese più colpito sarà il Regno Unito. La D. Will Shu ha spiegato che il boom del delivery dell'era Covid è finito. Musica. Morto a 94 anni il compositore Burt Bacharach. Ha dedicato 70 anni della sua vita alla composizione, Burt Bacharach. Nella sua carriera è stato uno dei più grandi e prolifici compositori e autori. Nelle sue bacheche ci sono un Oscar e 8 Grammy Awards. Tutti lo ricordano sicuramente per Walk On By, brano eseguito da praticamente qualsiasi band o cantante. A dare l'annuncio della sua scomparsa la sua agente Tina Browsam. Consolato. Continua nel 2023 il Silver Day del Consolato di Londra. Anche nel 2023 resta in funzione il Silver Day, dedicato agli iscritti AIRE con più di 70 anni. Il progetto permette di recarsi in Consolato Generale senza prenotare l'appuntamento per il rinnovo del passaporto. Il servizio è attivo tutte le mattine dal martedì al venerdì. Basta munirsi di 2 fototessere, formulario già compilato, vecchio passaporto o altro documento e debit card per il pagamento del nuovo libretto.